Questo programma è offerto da Sicilia, stanziati 34 milioni per ristrutturare le scuole. Termini Imerese, rinvio vertice Mise. Villa Abate, arriva il Teatro delle Palme. Sport Calcio, Bagheria, vittoria esterna. Regione Sicilia, stanziati 34 milioni di euro per la ristrutturazione di scuole. Ammontano a 34 i milioni di euro stanziati dal CIPE per i tanti istituti scolastici in difficoltà. Il bando, che permetterà la ristrutturazione di numerose scuole e l'implementazione di strutture sportive, sarà pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale. Molta attenzione anche alle scuole delle isole minori. Sarà creata un'aula conferenze. Al bando parteciperanno tutti gli enti. Previsti fondi anche per progetti di cooperazione. Chiaramente cercheremo di potenziare già le strutture usufruibili e rendere agibili quelle che non lo sono. Qualcosa sta cambiando, commenta Mario Medaglia dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Regione. Palermo, l'ultimo saluto a Tania Priolo. Si sono celebrati nella chiesa di San Gaetano a Brancaccio i funerali di Tania Priolo, la giovane di 18 anni, morta a causa di un ascesso mal curato. Il feretro della ragazza, tra palloncini bianchi e fiori, è stato accompagnato da un corteo di amici e parenti, presenti anche tanti residenti del quartiere che si sono stretti al dolore dei familiari. Numerosi gli striscioni con messaggi di saluti. Davanti a casa della ragazza è stato deposto un grosso cuore di fiori rossi. I funerali sono stati celebrati da padre Maurizio Francoforte. Termini Imerese, rinvio vertice Mise. Rinvio del vertice Mise sulla vertenza Fiat di Termini Imerese a causa della crisi di governo. Questo è ciò che riferisce il Comune di Palermo. Dopo la mancata riunione al Ministero per lo Sviluppo Economico, si annuncia il rinvio con data da destinarsi. La settimana scorsa tutta Termini Imerese si è fermata per sfilare al corteo di protesta per chiedere agli organi di governo una soluzione alla vertenza. Il sindaco Leo Luca Orlando promette che la richiesta di attenzione nazionale a questa vicenda resterà forte anche da parte del nuovo governo. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Alleanza Assicurazioni seleziona diplomati e laureati interessati ad un percorso formativo e professionale da inserire nelle strutture di Villa Abate, Ficarazzi e Palermo. Invia il tuo curriculum a palermo3.job@alleanza.it. Alleanza, la società che dà valore al tuo futuro. You sexy sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sì.
Ficarazzi, l'amministrazione incontra l'onorevole Giovanni Lavia. È stato un incontro ufficioso e amichevole quello di ieri tra il sindaco di Ficarazzi Martorana e l'onorevole Giovanni Lavia, parlamentare dell'Unione Europea, presso la Casa Comunale di Ficarazzi. Il primo cittadino intende collaborare il più possibile con l'Unione Europea sulla base della programmazione strutturale 2014-2020 per incidere sulle problematiche del Paese che competono al Parlamento Europeo e raccoglie la proposta dell'onorevole Lavia in merito ai piani di risorse che l'Unione Europea mette a disposizione per incentivare i comuni d'Europa a fare rete in occasione di diverse progettualità. Villa Abate, semaforo in via Pomara, da 15 mesi guasto. Sono sempre più numerosi i residenti in via Pomara a lamentare disagi creati dal semaforo guasto da 15 mesi. I cittadini, giorno dopo giorno, a causa della scarsezza di luminosità e della conseguenziale riduzione della visibilità, attraversano con una paura di essere investiti non indifferente. Anche raggiungere la fermata del bus diventa un'ardua impresa. Il problema è stato da tempo sollecitato da Giuseppe Guaresi, consigliere della seconda circoscrizione, che ha aperto, insieme al comune di Villa Abate, un tavolo di lavoro. Infatti, il territorio interessato è diviso tra Villa Abate e Palermo. Dall'ufficio tecnico di Villa Abate, intanto, giunge che si è quasi alla risoluzione del problema, che finora non è stato risolvibile a causa del contenzioso tra la città illuminata, ditta veneziana che ha in appalto il lavoro, e il comune. Palermo, 1079 migranti soccorsi nelle ultime ore. Il bilancio dei migranti soccorsi al sud di Lampedusa dalle navi della Marina Militare nelle ultime 72 ore sale a 1079 persone. Dopo una lunga notte di difficoltà, ieri mattina sono stati rilevati dagli elicotteri al dispositivo aereo navale dell'operazione Mare Nostrum due barconi mal ridotti, ad alto rischio di naufragio. In primo soccorso, grazie alle navi San Giusto ed Esperosono, sono stati portati in salvo circa 300 migranti, tra cui donne e minori. Le navi Aliseo e Stromboli, invece, hanno soccorso il secondo barcone, portando in salvo i restanti migranti, tra cui un neonato. Adesso verranno accompagnati a terra, in porti da definire, con le motovedette della Capitaneria di Porto. Palermo. Banda tenta di rapinare Euronix, poi vengono arrestati. È stata arrestata una banda di malviventi che ieri pomeriggio ha tentato una rapina nel centro Euronix in via Pietro Nenni. Nello specifico sono finiti in manette un lituano di 36 anni, un romeno di 31 e una cefaludese di 28 anni. La rapina è stata bloccata dal direttore del centro commerciale che, insospettito dagli atteggiamenti di questi clienti, ha subito avvertito la vigilanza. Uno dei tre ladri è stato invitato a fermarsi per effettuare un controllo, ma si è scagliato contro il vigilante cercando di darsi alla fuga. I carabinieri, subito allertati, hanno catturato il malvivente e identificato gli altri due complici. L'auto della donna è stata ritrovata merce per un valore di 1.500 euro. La stessa ha ammesso di essere coinvolta nei furti di diversi esercizi commerciali avvenuti nei giorni scorsi. Carini, sequestrati decine di immobili. Gli agenti della Polizia Municipale hanno posto sotto sequestro una decina di immobili in Contrada Milioti, Corridore e in via Morello a Villa Grazia di Carini. Sono 10 le persone denunciate che, oltre a multe salatissime, rischiano anche l'arresto. Marco Venuto, comandante dei vigili urbani di Carini, ha ammesso che l'azione di contrasto proseguirà sia penalmente che dal punto di vista dell'amministrazione. Oltre alle sanzioni, è infatti previsto il sequestro degli immobili per poi entrare a fare parte del patrimonio comunale per la successiva demolizione. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bonagia Sant'Andrea, Bagheria Calcio 1-0. Brutta sconfitta esterna per il Bagheria che perde 1-0 contro l'ultima in classifica. I padroni di casa hanno approfittato della situazione difficile che si sta vivendo in casa nerazzurra, che rischia un grave provvedimento per via di ciò che è successo in Coppa Sicilia. Importanti novità su questo scandalo arrivano da Sandro Morgana, presidente della Lega Dilettanti, che ha dichiarato di aver sollecitato il procuratore Palazzi ad indagare non solo sulla partita scandalo, ma anche sulle altre, fermando perfino il torneo. È probabile che le dichiarazioni del capitano La Corte, fatte domenica 9 febbraio ai giornalisti Rai, abbia incuriosito i vertici della Lega. Riguardo un probabile provvedimento, Morgan ha dichiarato: 10 anni fa, esattamente il 23 febbraio 2003, accadde di peggio in una partita femminile, Orlandia 97, Diana 2000, Pace del Mela, terminata 0-127, con 120 autogol. Il giudice considerò nullo quell'incontro dall'andamento tanto irregolare ed assegnò all'Orlandia 97 la sconfitta per 2-0. Mi auguro che anche in questo caso venga preso un provvedimento radicale in difesa della dignità dello sport e della serietà della Coppa Sicilia. Nel frattempo, ai microfoni di Sicilia il Press 24, l'allenatore Fedele Pagano ha dichiarato: prendo atto di ciò che ha detto il direttore sportivo del Borgate Terranove su una mia autorizzazione delle 8 autorreti della mia squadra e mi riservo di querelarlo. Ha detto delle cose false. Io sono estraneo ai fatti e ho condannato il comportamento dei miei ragazzi, soprattutto del capitano La Corte. Casteldaccia, Iatina Pro Monreale 3-2. Il Casteldaccia vince 3-2 contro lo Iatina Pro Monreale. Al 26esimo minuto Tomasello serve un assist d'oro per Salvatore Nolasco che davanti la porta non sbaglia, siglando l'1-0 iniziale. La squadra ospite reagisce, prima con Cammarata sul rigore, dopo con un gol di Dentino su contropiede, ribalta il risultato, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e trovano il pareggio sul rigore siglato da Tomasello. Al 70esimo minuto Flauto innesca Ferrare che da dentro l'area batte il portiere per il 3-2 finale. Il Casteldaccia continua così la sua corsa verso i playoff. Villa Abate, arriva il Teatro delle Palme. È stata approvata e finanziata con 95 milioni di euro dalla Regione la realizzazione di diverse infrastrutture. 2,5 sono già destinati al Teatro delle Palme di Villa Abate. L'intero Consiglio Comunale e la cittadinanza apprende con gioia la notizia. Anche le associazioni culturali sono soddisfatte, poiché potranno permettere a talenti, soprattutto locali, di mettere in scena le proprie potenzialità. Questo programma è stato offerto da Buonasera carissimi amici ed amiche del meteo.it, previsioni per mercoledì 19 febbraio 2014, una perturbazione al nord porta piogge diffuse e maltempo sul Friuli, qualche pioggia anche in Toscana, più rare al sud. Ecco il consueto dettaglio grafico: al nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, attenzione, saranno forti sui rilievi tra Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche al nord-est, specie sul Friuli. Al centro nubi diffuse su Toscana, Sardegna, Umbria con piogge sulla Toscana centro settentrionale, poi sparse sul nord delle Marche e anche sull'Umbria. Piovaschi su ovest Sardegna, più soleggiato invece altrove. Al sud nubi diffuse vediamo sulla Sicilia e la Calabria con qualche debole piovasco sull'isola, rari invece altrove. Più soleggiato vedete sul resto delle regioni fortunatamente. La neve cadrà diffusa sulle Alpi a quote superiori ai 1300 metri. Sarà abbondante ancora al nord-est dal pomeriggio. Venti in prevalenza meridionale di scirocco moderato sull'Adriatico. Diamo un'occhiata anche
alle nostre temperature minime più o meno stazionarie su gran parte delle regioni, comprese tra i 7 e i 13 gradi durante il giorno. Prevediamo 11-16 gradi al nord, sempre mite al centro con 16-21 gradi, ma ancora più mite al sud con 18-23 gradi. Carissimi, la previsione termina qui. Non stancatevi mai di seguire i nostri aggiornamenti sul nostro portale, nella pagina Facebook, su Twitter e su Google+, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza ovunque.